Buongiorno ragazzi, ci siamo riuniti, Tutto Tech è tornato all'opera. Nel video di oggi vi presentiamo... Oggi andremo a vedere come collegare il nostro Omni Alarm della Omayo con il nostro dispositivo domotico. Non diciamo il nome perché sennò esatto. Poi ci massacrate giustamente. Esattamente. E quindi a buon intenditor poche parole. Quindi bando alle ciance, iscrivetevi al canale ragazzi prima di iniziare il tutto, lasciate un bel mi piace e attivate la campanellina, mi raccomando, così per tutti i prossimi video verrete informati. Ma ora, finalmente, intanto, guardatevi la nostra sigla! Per prima cosa ragazzi ricordatevi di scaricare la skill Smart Life se non l'avete ancora fatto sulla app di Alexa, dopodiché vi faremo vedere che cosa bisogna configurare e cosa bisogna andare ad abilitare una volta configurato il nostro dispositivo antifurto della Omayo. Entriamo nell'app del nostro dispositivo domotico e andiamo a vedere i dispositivi. In questo caso noi lo troviamo perché abbiamo effettuato una prova prima di potervi fare questo video. Non solo ha trovato l'antifurto, che nel nostro caso è l'Omni Alarm, ma ha trovato anche la telecamera che avevamo precedentemente configurato nel video che vi lasciamo qui come scheda da andare a vedere. Telecamera ottima perché ci stiamo provando da un po' di tempo e continua a sorprenderci in maniera egregia. Ma bando alle ciance, continuiamo e vi facciamo vedere cosa bisogna fare. Entrate nelle impostazioni, skill e giochi, e qui come vedete c'è la skill Smart Life. Ci entrate dentro, non fate altro che disattivare la skill dopodiché la riabilitate, quindi abilitiamo l'uso. Adesso qui ci chiederà di inserire le credenziali, ma non della skill Smart Life, ma bensì le credenziali della app Omayo. Questo perché? Perché la skill andrà a interfacciarsi con l'app della Omayo e verrà riconosciuto il dispositivo. Quindi facciamo questa operazione e ci rivediamo alla fine. C'è da fare una premessa. Omayo ha l'autorizzazione da Tuya per poter utilizzare le medesime caratteristiche e anche la grafica dell'app Smart Life. Quindi se trovate delle similitudini tra una e l'altra è semplicemente perché comunque sono stati precedentemente autorizzati. Noi adesso in questo caso diamo autorizzare, l'account è stato collegato. Chiudi, scopri dispositivi. Questo lo facciamo lo stesso, ma è quello che farà automaticamente il vostro dispositivo nel momento in cui l'avete connessi tra di loro. Parlo della skill di Smart Life con l'app Omayo, perché avete inserito le credenziali di Omayo. Fatto questo, vi compariranno i dispositivi nell'elenco di quelli presenti. Ricordatevi che questa procedura deve essere fatta dopo aver configurato il vostro antifurto. In questo caso non uscirà nulla perché naturalmente avevamo già fatto il collegamento, era solamente per farvi vedere come funziona. Naturalmente nessun nuovo dispositivo, noi chiudiamo, ma se andiamo a vedere, anzi già qui in alto vediamo la telecamera, questa è la telecamera della Smart Eye della Omayo, però la telecamera ha senso nel momento in cui avete un Echo Show 5, 8 che potete abilitarla, usarla come baby monitor o per vedere in diretta cosa succede. Poi faremo una prova anche su questo con l'Echo Show 5 di mio fratello, vedremo un pochettino come si comporta. Tornando a noi, ecco qui il dispositivo Omni Alarm. Entrando adesso nello specifico di Omni Alarm, come possiamo vedere c'è una voce che è disabilitata, disattiva con la voce. Questa funzione implica il fatto che voi, una volta che uscite da casa o entrate, possiate attivare o disattivare il vostro antifurto tramite il dispositivo domotico che avete in casa. Ma per poter far questo vi chiederà un codice di sicurezza. Vi facciamo vedere. Io flaggo, ma prima che si attivi il flag mi dice che praticamente va associato un codice di sicurezza che poi chiederà il vostro dispositivo. Voi inserite il vostro codice di sicurezza,
chiederà le vostre credenziali di Amazon per poter accedere, voi accedete e vi arriverà un codice sul telefono prestabilito che andrete ad inserire qui. Una volta inserito il codice che vi compare sul cellulare, fate accedi. A questo punto avete la funzione abilitata. E adesso passiamo alla dimostrazione pratica. Andiamo a fare la prova. Innanzitutto mutate un attimo i vostri dispositivi, perché qui non possiamo evitare di dire il fatidico nome. Quindi procediamo. Attiva Omni Alarm. Omni Alarm è attivo in modalità a casa. Come avete potuto sentire, la risposta è stata immediata. Naturalmente questo lo potrete fare anche da fuori casa, naturalmente dall'app del vostro dispositivo Amazon. Ora proviamo a disabilitare. Disattiva Omni Alarm. Qual è il codice vocale per il dispositivo? Come sentite, chiede il codice. Il dispositivo Omni Alarm non è attivo. Perfetto. E quindi ora è tornato disattivato praticamente. Semplicissimo, come avete potuto vedere, e funziona egregiamente questo prodotto. Direi che sta andando veramente bene con la Home IO, un prodotto che funziona veramente bene. Devo dire che sia questo dispositivo della Home IO, sia quello che avevo prima, ogni volta che li attivo col dispositivo domotico mi dice che è stato attivato in modalità casa. Vi volevo ricordare che significa che i sensori che sono all'esterno, quindi sensori porta, vengono attivati. I sensori di movimento, quelli presenti all'interno dell'appartamento, non sono attivi, in modo tale che se voi siete in casa e magari siete da soli, volete una maggiore sicurezza, lo potete attivare e tutti i sensori esterni saranno attivati. Esatto, questo adesso noi lo specifichiamo giustamente. Vedremo poi magari se la Home IO dovesse inviarci gli ulteriori gadget relativi alla sicurezza casalinga, quindi magari appunto dei sensori di movimento interni, andando ad attivare e disattivare, se cambia la dicitura da parte del nostro amico domotico. Comunque vi ricordiamo che si può tranquillamente attivare invece completamente l'antifurto o cliccando sul telecomando o tramite la app oppure direttamente sulla sirena. Però come diceva Marco, speriamo che Home IO ci invii qualche altro gadget da poter abbinare alla sirena, in modo tale che potremmo fare tante altre prove e collaudare l'efficacia che finora è stata egregia del dispositivo. Sì, perché secondo noi al completo, cioè con tutti gli accessori di contorno al kit principale, diventa veramente un sistema di allarme importante e ben funzionale. Sì, e poi soprattutto il fatto che l'allarme che avevo già, che avevo preso su Amazon, non c'è la possibilità di poterci aggiungere la sirena esterna. Invece Home IO, e vi invito ad andare a vedere il loro sito che è www.home-io.it, vi dà la possibilità di acquistare tanti altri accessori e tra questi c'è anche la sirena esterna, che in un sistema d'allarme così parecchi l'hanno criticato tantissimo, l'antifurto che avevo presentato l'altra volta, dicendo ma è un giocattolo. Sarà anche un giocattolo, però a me sinceramente che arrivi la notifica immediata sul cellulare, grazie anche alla telecamera che fa la stessa cosa, grazie magari alla sirena esterna che inizia a suonare, non sarà un antifurto da 7.000 euro, però il suo... A parte le ultime generazioni di antifurti che fanno il fumo e quelle cose lì, per gli altri i sistemi di sicurezza sono questi, un allarme, basta. Cioè, poi per l'amor del cielo... Certo, potrebbe partire la chiamata, le forze dell'ordine. Sì, cioè... Poi se tu hanno... lo vedi nell'immediato, puoi chiamarle anche tu. Sì, infatti, anche perché poi appunto sul pop-up che per esempio vi compare della telecamera, vi registra quei secondi che vi fanno vedere che cosa ha fatto scattare l'allarme. Quindi in questo caso avete la possibilità di connettervi e vedere se realmente c'è un allarme che è scattato per qualche motivo che non voglio nemmeno nominare, che non auguro a nessuno. Adesso i commenti sono più in alto, quindi non i commenti, cliccando la freccina, fa schifo tutta sta roba. Sotto qui al video trovate come al solito i link che vi rimandano ad Amazon, in questo caso del sistema Omni Alarm e della Smart Eye 4.0, la telecamera di cui abbiamo fatto la recensione poco fa.
e in tutti gli altri video fatti troverete in ogni relativo video il proprio link che vi riporta ad Amazon per l'acquisto. Direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi! Ciao!